Salve a tutti, mi sentite anche senza microfono? Altrimenti lo utilizzo. Allora, il fatto che non sento il tempo è un esempio di fornitura di garanzie, cioè in tempo, quasi in tempo, un esempio di fornitura di garanzie soft real time in presenza di banda limitata, perché c'era un incidente sull'autostrada, siamo usciti, siamo passati sulla Correttana, siamo fatti tutti i lavori in corso, il fatto di è un caso, diciamo, un esempio concreto delle cose, dei concetti che stanno alla base anche di quello che sto per mostrarvi. E quello che, allora, io sono Paolo Valente, vengo dall'Università di Modena, e quello che sto per mostrarvi è uno scheduler del disco che si chiama BFQ. E, diciamo, il livello del codice è abbastanza buono, è uno scheduler per hard disk ed SSD. E che caratteristiche ha? Dà una reattività molto elevata alle applicazioni interattive, dà una latenza molto bassa alle applicazioni di software real time, come quelle multimediali, video player, audio player, dà un throughput molto elevato anche nel caso in cui venga utilizzato in ambienti virtualizzati, permette di dare a ciascuna applicazione la frazione del throughput che si desidera, anche se il throughput si mette ad oscillare. E basta, queste sono un po' le caratteristiche principali. Il codice è pubblicamente disponibile, credo che adesso siamo alla V6R2, ma in questi giorni, insomma, dovrebbe uscire la V7, lì trovate i sorgenti. Attualmente lo usano abbastanza sia su PC che su smartphone, sempre difficile dire quanta gente, perché non vi sto a raccontare tutta la storia della sottomissione, non sottomissione in mailing list del kernel, eventualmente se qualcuno è curioso vi racconto volentieri la questione, ma in ogni caso lo stiamo mantenendo diciamo privatamente, e come base di utenti si è difficile valutare, dovrebbero essere attorno ai 300-400.000 più o meno, questa è una stima che abbiamo fatto. Anziché mostrarvi i diagrammi grafici eccetera, voglio provare a mostrarvi direttamente una demo, ve lo faccio vedere in funzione e vi faccio vedere quello che fa. A suo tempo avevo fatto questa demo ad una conferenza su quel PC e mi aveva dato questo stesso problema con la scheda grafica, quindi adesso per scaramanzia vi faccio vedere la versione registrata e ve la commento, perché oggi mi sembra la mia giornata fortunata, per cui andiamo, diciamo, per la versione non live ma recorded, anche perché la macchina live non ce n'è voglia. E ve lo faccio vedere, diciamo, per darvi un'idea migliore delle sue prestazioni, vi faccio vedere il confronto con CFQ, che è, diciamo così, lo scheduler di default di Linux. Tira un'aria non troppo buona per CFQ, per cui non so quanto ora sarà quello di default, però diciamo che attualmente lo possiamo flaggare come in generale scheduler di default di Linux, quindi codice di production quality, codice che fa andare il throughput molto alto, codice che contiene un'euristica per tenere la latenza bassa, quindi diciamo proprio il confronto è contro il meglio che si può trovare sotto Linux mainline, diciamo così. Quindi vado direttamente a fare questa prova un po' a stile Crozza, questa è una registrazione, io ci parlo sopra, e quindi è una demo che ho registrato su questa macchina qua con un disco rotazionale, e per mostrare latenza, quindi il tempo di partenza delle applicazioni, latenza delle applicazioni software real time e throughput raggiunto. Utilizzerò nella registrazione, sono stati un po' di terminali, uno in cui si vede il carico di background in termini di letture di file, uno in termini di copia di file, uno in cui si vede quale scheduler è in funzione, uno in cui darò i comandi per cambiare scheduler, e uno in cui darò qualche altro comando come vi faccio vedere. Lassù nel terminale grande che uno, diciamo, l'output di interesse dove andiamo a vedere quello che succede. Qui c'è un monitor che credo molti di voi conosceranno, tramite il quale guardiamo il throughput a cui sta andando il disco. In verde le read, in giallo ci saranno le RAT, ora vedrete che fra un po' le barre lì andranno molto su. Quindi questo è un po' tutto, e adesso sta nella registrazione, sto per far partire la demo. La demo partirà con CFQ,
e vi farò vedere quello che succede invocando un'applicazione di terapia, per esempio il terminale, facendo partire un terminale per farvi vedere il tempo di apertura di questo terminale. Su come è misurato esattamente questo, volete, non vi parliamo. Al riferimento c'è il tempo di startup col disco idle, quindi il tempo di apertura col disco idle, subito sopra l'effettivo startup time. Come vedete, rispetto all'average con disco idle è addirittura più basso, questo perché col disco, come sapete, tutto oscilla un casino. Se uno va a fare la media, poi più o meno va a 1 secondo e 20, a seconda di in quel momento quanto c'è voglia di lavorare il disco, poi che temperatura c'è, umidità e altri parametri fisici. Quello che è interessante invece è andare a vedere cosa succede se c'è un carico di background. Supponiamo per esempio di volere semplicemente metterci a leggere un file mentre che apriamo un terminale. Quindi su una macchina reale cominciamo a simulare quella che potrebbe essere una situazione in cui mi interessa a bassa latenza, perché se sul disco non sto facendo niente, ovvio, faccio partire il terminale, meno di quel tempo non potrà mettere, non sta facendo altro. Quello che è interessante è cosa succede se il disco contemporaneamente sta facendo qualcos'altro, e lì il gioco diventa interessante. Questo qualcos'altro come sta per partire sul video, sarà la lettura di un file, quindi andremo a vedere quello che è il tempo di apertura con la lettura di un file, quello lì. Lettura di un solo file all'inizio. Ok, prima della lettura c'è un sync, poi magari di questo riparliamo, e vedete il tempo di startup è andato già molto su, vedete qui si sta aspettando un bel po' di più, 6 secondi. Quindi diciamo, in media mi sembra che si va sulle 3 volte di più di quello che si aspetta col disco idle, rapportato alle applicazioni più grandi, che ne so, LibreOffice, e cominciate a farvi un'idea di quanto si va a aspettare se sto semplicemente leggendo un file. Fra un attimo metto anche a copiare un file, per simulare qualcosa di ancora più realistico, cioè potrei stare facendo una copia mentre utilizzo il disco. Se metto a copiare il file, le cose diventano drammatiche sotto Linux, perché c'è il meccanismo del write back che forse conoscerete, per cui le write non vanno, a meno di casi per tipologie particolari di write, non vanno direttamente sul disco, rimangono in RAM finché si raggiunge una soglia di pagine sporche, dopodiché parte un flash che è praticamente un temporale di write e si perde il controllo della macchina. Per evitare questo problema in questa demo, le write sono in verità rate limited, c'è un limite al rate con cui avvengono le write. Ciò nonostante, mi sembra che anche in questa demo che ho registrato, fra un pochino iniziano i guai. Vedete, in blu ci sono le read, qui ci sono le write, non so se riuscite a vederle. Fra un pochino probabilmente si raggiunge la soglia critica, le write aumenteranno, e se le write aumentano la macchina insomma comincerà ad avere problemi senza. Un modo per mettersi veramente nella situazione peggiore è fare un sync, così le stimoliamo noi, le induciamo noi, perché sincronizziamo tutto sul disco, diciamo. Quindi facendo un sync sicuramente ci si va a mettere nelle situazioni peggiori, ed è così anche in questo video che avevo registrato. Probabilmente sto per effettuare un sync, ma il disco è sempre lo stesso? Sì, sta andando, si sta scaldando abbastanza in questo momento, come puoi vedere da qui. E guardate, anche prima ancora del sync ormai tutto si è fermato lassù, sta accadendo il fenomeno che vi dicevo, è partita, diciamo, una tempesta di write, adesso per essere ancora più cattivo ci do sopra un sync e tanti saluti alla macchina. Vedete? Tutto è fermato. Fra un pochino, siccome il rate delle write è limitato, dovrebbe risorgere, resuscitare e riuscire a completare l'apertura del terminale. Intanto noi aspettiamo. Ecco, credo di avervi dato un chiaro esempio, anche lì sto addirittura fermando le copie perché tanto ormai. Ecco, credo di avervi dato un chiaro esempio dei problemi di latenza che ci sono dentro Linux utilizzando off the shelf, diciamo così. Ecco, ok. Utilizzando il migliore scheduler del disco che c'è. Voi direte, va bene, è normale, lo ammazzo di write, lo ammazzo di read, quello è tutta roba greedy e la latenza va su. Vediamo. Qui faccio entrare in gioco PFQ e facciamo le stesse identiche cose sullo stesso identico disco. Ok? E andiamo a vedere che cosa sta per succedere.
Ok, vedete, vi sto fermando tutto. Vedete, qui c'è stato il picco delle urati, dovreste vederla, questa colonnina gialla. Quelle sono le urati che hanno ucciso il sistema. Ora tutto è giù perché ho fermato tutto quanto. Adesso, fra un pochino, eccolo lì, quindi si riparte. Lettura di un file dopo aver flashato tutto. Come state notando, è tutto a cache fredde, per avere il worst case, per mettere tutti gli scheduler nelle stesse identiche condizioni. Caso veramente peggiore, solo il disco e il collo di bottiglia. Sono passato su PFQ e vado con i terminali. Ci sarà un'oscillazione all'inizio perché col disco la stabilità è una cosa che non, diciamo, non è data, ma credo che fra un po' si stabilizzerà. Vedete, ho lo stesso tempo di startup che ho a disco idle. Però stavolta sta leggendo un file e ne sta copiando un altro. Allora voi direte, vabbè, perché non sono partite le write? Allora facciamo un sync. Così gli diamo la botta con le write. Questo, vedete, lo mette in sofferenza, va verso i 2 secondi, ma fra un attimo si stabilizza, come se niente fosse, tornato a disco idle. Quindi abbiamo la macchina che è responsive, non ci accorgiamo di nulla, è perfettamente responsive, è come se non stesse facendo nulla, sta andando al massimo delle sue prestazioni. Ora, la fame vi è mangiando e quindi, vi faccio vedere una cosa esagerata. Vogliamo esagerare e allora, se non ricordo male, vi sparo un numero altissimo di file. No, non è ancora quello altissimo, ok. Tre letture, 3 copie. Così lo mettiamo qui di più difficoltà. Adesso veramente abbiamo un carico di background avidissimo, fortissimo, intensissimo, pesantissimo. Ed ecco come continua a lavorare il sistema. Vedete? Siamo sempre a un secondo qualcosa. Se non ricordo male, io ho voluto esagerare. Adesso mi sembra che fermavo il carico di background. Voi direte, va bene, c'è qualcosa che pura fortuna, riproviamo con CFQ con lo stesso carico. Buonanotte. Tutto si è fermato. Apparentemente il disco sta lessando. Il sistema è frizzato, ma il disco sta lessando. Quindi adesso, per fare i fuochi d'artificio, se non ricordo male, si torno su PFQ e sparo un numero di file che per un desktop è leggermente altino, diciamo. Diciamo che come situazione di picco è leggermente altina avere 10 file in lettura a massima velocità e 10 file in copia, e giusto per farvi vedere che PFQ si offende un po', ma la latenza, a parte le oscillazioni, non ce ne sono state neanche tante, la latenza è sempre lì. Qui dovrebbe oscillare un po' di più, eccolo lì, vedete, è salito di un 40-50 decimi di secondo. Okay? Bene, quindi questo è tutto per quanto riguarda il discorso responsiveness del sistema. L'altra cosa che vi voglio mostrare senza grafici è com'è la questione invece con le applicazioni software real time, quindi guardare un video, ascoltare della musica quando il disco è impegnato, e ve lo faccio vedere con VLC facendo partire un trailer di uno dei film che a me piace di più. E con il solito carico di background, se non ricordo male, forse addirittura 10 file in lettura, ma ora lo vediamo, insomma, non mi ricordo quanto ho esagerato col carico di background. Ora lo scopriamo. Eccolo lì, 10, quindi pesantissimo, e faccio partire il film. Vediamo come si comporta il film. Alla partenza c'è qualche scatto, ma se non ricordo male non era dovuto al carico del disco, ma a qualche altro problemino, poi tutto diventa perfettamente fluido. La cosa divertente sarà far vedere cosa succede con CFQ. Allora, quindi parte il lettore, comincia a caricare la sua immagine, dopodiché inizierà ad utilizzare, a caricare il film, eccolo qua, è già partito. Ora l'audio, ma non lo alzo perché tanto ci sarebbe comunque la mia voce monotona che ci parla sopra. Considerate quello che sta succedendo sul disco, in questo momento, a carico micidiale. Il disco sta andando attorno a 100 MB al secondo di richieste martellanti. E il film lo guardiamo senza neanche un problema. Ora, questa è una scena abbastanza statica. Adesso ne viene una molto più demanding, in cui la scena è complessa, il robot gira, quindi c'è un cambio di angolazione, lì diciamo anche l'impegno può avere qualche problema quando si fanno cose del genere,
Sì, per essere ancora più cattivi, ricomincio a far partire il terminale. E ci do sopra anche con il terminale. Ok? Non molti di noi farebbero cose del genere, questo è un esempio di quello che può succedere se in quel momento apro un terminale, ossia niente, tutto va come deve. E vedete anche con una scena del film The Manding, il film, il playback è smooth, insomma, non c'è problema. Andiamo a vedere a questo punto con CFQ. Forse con CFQ il film scatterà un po', questo è quello che uno si aspetterebbe, ma non è quello che succede. Allora, quindi qua mi metto a spegnere tutto quanto per ripartire in condizioni, diciamo così, identiche per tutti quanti. Quindi 10 file in lettura, CFQ come scheduler, la partenza del film e via. Vediamo se scatta il film. Non parte neanche. Poi qui in questo senso il film non va a scatti con CFQ. Si può aspettare, insomma, quanto ci pare. Ho fatto delle prove con 30-40 secondi, cose del genere. La demo non ve la faccio durare, insomma, all'infinito. Quindi rimetto BFQ. Ora ci vorrà un po' di settling, il sistema si dovrà un po' adattare perché c'è tutti gli errori fatti da CFQ che BFQ deve recuperare. Adesso lui piano piano recupera questi errori. Tra l'altro anche questo playback si era piantato lì, c'è una asincronia tra audio e video. Ecco qua, BFQ ha ripreso il controllo di tutto quanto ed è il film a parte. Ok, e siamo tornati. Ok, l'ultima cosa che vi faccio vedere con questo video è tutto. Perché voi dite, vabbè, ma è così bene con la latenza, ma è così bene con lo startup, allora fai schifo col throughput. Lo guardiamo qua, quindi diciamo più è alto, diciamo così, quest'area che si va formando, più è alto il throughput. E ve lo faccio vedere con forse 10 file in lettura, sì, direi che sto facendo proprio quello, eccolo qua. Vedete, siamo al cioè qua 90, 75, 91, siamo vicini al bit rate del disco. Attenzione, ci sono 10 lettori in parallelo, ma non è che è tutto sequenziale, ognuno legge in un punto diverso del disco, ok, quindi vediamo questa bella area così, commutiamo su CFQ e proprio graficamente, senza andare tanto per il sottile, si vede, state per vedere le conseguenze, il risultato. Allora, tra un po' si vede perché da lì non lo vedete ancora, ma io che sto più vicino vi assicuro che qui siamo scesi. Fra un pochino riuscirete a distinguerlo anche, diciamo così, più da lontano, vedete? È sceso tutto. Se non sbaglio lì rimetto BFQ così si vede bene. Così si vede bene quello che succede. Fra un pochino vedrete che quella lì ritorna su. Eccola. Bene, dovrebbe finire proprio qui il video, recupera il sync tra audio e video e dovrebbe finire. E eccoci qua. Quindi, vediamo riparte, ma direi che vi è bastata. Quindi questo è praticamente il contenuto di questa presentazione. Vi dico solo due parole sul trucco, perché uno deve dire qual è il trucco. Il trucco è una banalità. Per far andare veloci le applicazioni interattive gli diamo più banda, più del loro fair share di quello che gli toccherebbe. Se qualcuno è interessato in ulteriori dettagli ho due altre slide con qualche disegnino. Questa è una banalità, dov'è un po' la furbata? Bene, la furbata la capiamo pensando al problema. Il problema è che quello che diamo di più a qualcuno lo rubiamo a qualcun altro, perché la banda totale del disco è quella, anzi se ci mettiamo a saltellare va anche giù. Quindi chi è più sensibile a questa cosa? Beh, le applicazioni software real time sono quelle che la pagano più cara, perché se mi metto a dare un sacco di banda a qualcuno, quelli che se ne accorgono subito che la banda non c'è sono quelli che hanno bisogno di garanzie nel tempo a granularità molto fine. Bene, il punto chiave è che l'euristica, per come è disegnata, per come è progettata,
come posso dire, si amalgama così bene a quello che è il motore di BFQ, il motore originale di BFQ, che la granularità delle garanzie fornite a chi ha bisogno di garanzie molto molto fini non viene praticamente alterata, degradata. Addirittura per quelli di soft real time, cioè un'altra heuristica che fa un giochino simile, il risultato finale è che se uno si mette lì a vedere le garanzie microscopicamente, le garanzie di delay, di latenza date alle applicazioni soft real time, vede che le latenze per i soft real time con BFQ sono circa 3 volte più basse di quelle che otteniamo con CFQ, ovviamente con carico, perché a disco idle sono tutti buoni ad avere le esatte stesse prestazioni. Bene, questo è tutto. Chiudo dicendovi quello che sto facendo, quello che sta succedendo. Una delle cose interessanti, c'è in corso una collaborazione con un'azienda francese, si chiama Virtual Open System, si sono incuriositi e stiamo portando avanti un lavoro per preservare garanzie di responsiveness, quindi applicazioni che partono veloci e latenza bassa per i software real time anche dentro un guest di una macchina virtuale, perché lì scatta una cosa ancora più subdola e quindi c'è necessario intervenire, tirare qualche altra martellatina, ed è quello su cui stiamo lavorando. In particolare su questo thread, se posso permettermi di fare una call, collaboratori sono benvenuti e anche remunerati. Insomma, se trovano, loro sono, in particolare queste aziende, sono alla ricerca di gente in gamba e mi sembra di aver capito che danno anche insomma, degli stipendi, soprattutto rapportati all'Italia, molto interessanti per usare un termine. Invece altre cose diciamo che per ora non stiamo facendo con questa azienda ma che stiamo portando avanti io e i miei volontari è fare qualche prova con i ride. Ancora non abbiamo avuto il tempo di fare qualche prova con i ride, quindi vogliamo andare a vedere se il throughput rimane alto, se le garanzie di servizio sono ancora lì. In linea di principio dovrebbero, però. Infine approfitto per menzionare anche un'attività non diciamo correlata su un altro scheduler che ha un nome simile, UFQ+, se vi può interessare, se c'è qualcuno da voi a cui piace programmare dentro il kernel, fare cose tipo queste che vi ho fatto vedere, interfacciarsi con la comunità Linux, proporre delle cose alla comunità Linux, questo tipo di ambiente, se vi interessa, un'altra possibilità è quest'altro scheduler che ho fatto e che diciamo stavolta uno schermo dei pacchetti, quindi per la rete, e che attualmente dentro Linux dal 3.8 è proprio entrato dentro Linux, in verità ha scalzato se stesso dentro Linux perché c'era QFQ senza il più e poi ha fatto il QFQ più che ha tolto diciamo quello che anche qui diciamo ogni collaborazione è perfetta. Sì. Risposte sì, no, ma giusto per capire, le analisi, diciamo, il tipo di studio che fate su queste schedule è solamente di tipo pratico, cioè vedere se funziona o no, o ci sono anche lavori teorici? Come sì, dire... c'è scritto sopra 2 articoli e li trovi sempre su quella stessa pagina certo. Lì, e sono più teorici, cioè è la teoria che c'è sotto, diciamo okay. Così. Le misure però sono tutte fatte su macchine reali attraverso una benchmark suite che abbiamo sviluppato apposta per misurare questa cosa. Ok, grazie. Dimmi. Io non ho capito se cambia solo lo schedule delle letture o anche quello delle scritture. Lo schedule si occupa di tutte e due. E quindi sapete se cambia l'uso di batteria per esempio? Che bella domanda. Tendenzialmente ci guadagni, nel senso che se tu hai un throughput più alto, questo non aumenta il consumo del disco. Diciamo il disco fondamentalmente consuma perché gira e perché muovi la testina, ma credo che col solenoide il costo del movimento della testina dovrebbe essere irrisorio rispetto a mantenere a 5.000 watt, 7.200 giri la piattina. Quindi a parità di costo tu finisci prima perché il throughput è più alto e la latenza è più bassa. Quindi il risultato netto, se uno andasse a misurare l'energia del sistema come ho fatto, ci guadagni. Come ho fatto, ho comprato da Lidl misuratori di potenza e lo attacchi all'alimentazione del computer, vedi quanto consuma. Ce ne sono di abbastanza accurati, fai un test abbastanza lungo per cui ti accorgi della differenza e vai a vedere che il consumo ti rimane uguale, ma le cose finiscono ovviamente. Diciamo di fare classi di scritture in modo che nel mezzo possa prendere il disco.
Quello è un altro discorso ancora, ma se tu sei in una situazione, diciamo, quando è che ti serve uno scheduler? Quando vai veloce, quando c'è conflitto, se no non lo usi neanche. Quando c'è conflitto è meglio che non lo spegni, perché se no è ancora più piano. Al di fuori di questo, sì, il discorso è interessante, direi che si equivalgono, credo che la cosa sia più a basso livello rispetto allo... più a livello del driver, secondo me, il controllo di questa cosa. Prove con SSD, cioè defense con SSD? Sì, sì, ne abbiamo fatte, lì è la cosa è un po' più divertente, perché uno dice l'SSD è più veloce e le latenze sono più basse. No. L'SSD è più veloce, se usi CFQ le latenze vanno all'infinito. Ah, e il motivo, prova a dirtelo velocissimamente per non rubarvi tempo, è questo. Ciò che permette un SSD di andare veloce è mettere un sacco di robe in parallelo, sì, perché sennò 250 MB al secondo degli scorci. Sì. Quindi il controller è estremamente aggressivo e fa un prefetching disperato. Se tu ti metti lì a dargli richiesta, decide lui l'ordine. CFQ fa proprio così. Da tutto a lui dice pensaci tu. Lui che cosa fa? Se da un lato vede un terminale in partenza, dall'altro ancora vede qualcosa di sequenziale, e lui dà tutto al sequenziale perché vuole tenere il throughput a 1000. E quindi lo aspetti all'infinito. Se fai una lettura di 3 minuti, lo aspetti 3 minuti. Sugli Intel. Su altre marche il controller è un po' più fair, sacrifica. Penso che con i mesi e con gli anni diventerà tutto più fair perché se ne stanno accorgendo. Però al momento se usi GFQ l'effetto è abbastanza colpisce, perché questo stesso giochino, per dire, per terminare lì da un secondo ti parte in 0.2, fai pressione e ti rimane 0.2. Con GFQ ti metti a copiare un file e da 0.2 passi a più infinito, ti accorgi della differenza, diciamo. Stringendo, sì, al massimo. Okay, grazie a voi per le domande.